sempre messo oggi, allenatori, ho qui per voi due nuovi box di Pokémon Spada e Scudo Voltaggio Sfolgorante, la nuovissima espansione che introduce le carte Amazing. In totale ne abbiamo già raccolte la metà. Che la caccia alle ultime tre abbia inizio. Inoltre ricordo che il Pikachu ciccione Hyper potrebbe anche essere nei paraggi. Ricordo che se anche voi volete spacchettare il nuovo set, trovate tutti gli articoli di Voltaggio Sfolgorante sul Federix Store, bustine, mazzi, collezioni speciali e tanto altro ancora. Tutto in descrizione. Che dite? Iniziamo? Dai, che si sta avvicinando il Natale. Quale periodo migliore per fare i vostri regali se non sul Federix Store? Ed eccoli qua, due bei box belli freschi. Ovviamente non posso aprire 72 bustine tutte in un video e quindi lo dividerò in due parti. 36 oggi e 36 dopodomani. Perché sì, domani Cacciatori di tesori 4 box sealed da 25.000 euro. Io vi aspetto, eh. Ah, me ne stavo per dimenticare. Pacchetti Voltaggio Sfolgorante, che fai? Non te lo metti il Pikachu? Eccolo qui, signori, pronti! Mamma mia, ho una voglia di spacchettare che non avete idea. Per Natale, che fate? Non ve lo spacchettate un bel box dal Federix Store? E dai, trovate tutto in descrizione e a breve torneranno i set allenatori fuori classe di Voltaggio Sfolgorante. E non solo, anche i mazzi e tante altre cose. Mi raccomando, pure le mystery box, manca pochissimo. Tutto è stato allestito ed è pronto per essere spacchettato. Iniziamo con la prima bustina. Oh, mi raccomando, questi pollicioni all'insù, dovete far scoppiare questo video, perché ho in serbo per voi tanti altri box, mi raccomando, E vediamo di trovare qualcosa di decente. Ah, vi avviso sin da subito che molte volte farò così durante questo spacchettamento, perché dato che abbiamo già aperto un bel po' di Voltaggio Sfolgorante, per essere più veloci, ecco, avete capito? Facciamo in questo modo. Beh, iniziamo subito con un bel Pikachu V. Caro amico mio, ti devo trovare in versione Hyper. Questo è doppio, purtroppo. Ma come sapete è una carta che va sempre, quindi ottimo. Così, vai. Codicino sempre per voi. Ragazzi, grazie veramente a tutti. Cioè, in questo periodo state spaccando il Federix Store. Lo state veramente facendo saltare in aria. E vi avviso che da questo sabato il sito cambierà. Infatti subirà un aggiornamento interessante, molto molto bello. Praticamente abbiamo rifatto il tema del sito, quindi anche graficamente lo troverete diverso, con tanti belli effetti, cose insomma per la navigazione molto molto interessanti. Quindi mi raccomando, dovete farlo saltare in aria questo sabato, io vi avviso. Ninjask è l'ultima. Sì, insomma ragazzi, ogni tanto vi faccio vedere tutte le carte nel pacchetto e ogni tanto no, perché sennò non finiamo più. Codicino 1 2 3 4 1 2. E via così. Prima Wailmer, Drillbur, Whismur. Abbiamo già visto gli artwork di questo set, li abbiamo già apprezzati a dovere, devo dire, molto molto belli. Charmeleon, Electrike, Duskulbs. Voi avete già aperto la nuova espansione? Perché non ve lo fate sapere qua sotto nei commenti? Vi ricordo che nelle schede del video trovate anche la recensione dei due mazzi di Dreadno e Charizard. E non solo, trovate anche il set allenatore fuori classe. Allora, Pikachu teoricamente dovrebbe uscire uno ogni 1000 bustine. Raga, tosta, tosta trovarlo. E vabbè, Zygardolo. Anche le Amazing comunque dai box, se siete fortunati ve ne escono 3. Se siete sfortunati, una. Se siete ancora più sfortunati, 0. Purtroppo funziona così. A noi mancano ancora Zacian, se non sbaglio, Zamazenta e Raikou. Quindi dobbiamo trovare assolutamente uno di questi. Sto in hype, molto in hype, perché finire questo set è tosta. Non è così facile, ragazzi. Ci sono tante tante carte, poi le hyper non escono praticamente mai. E va così, va così. Rockruff, Voltorb, Poshiena. Madonna che belli questi artwork fatti in questo modo, li adoro. Fanfi, Energia Fuoco, Delmais, Shackle, Energia Protettiva.
Celebi Amazing, questo l'ho già trovato, peccato, peccato, mannaggia! Doppio Celebi Amazing! E vabbè ragazzi, ci va così, ma abbiamo ancora tanti box da aprire. Comunque resta, secondo me, l'Amazing più bella, senza ombra di dubbio. È o no l'Amazing più bella? Qual è la vostra Amazing preferita? Commentate qui sotto perché ultimamente sto leggendo tutti i vostri commenti e lascio un sacco di cuori proprio per farvi notare che li leggo. Ok? Mi raccomando, allenatori, eh? Allora, tra l'altro ho già dato uno sguardo alle prossime espansioni che usciranno. Ho visto che deve uscire una Mary. Mamma mia, ragazzi. Un'illustrazione di Mary che è fantastica. Durante il torneo delle Star di Galar. Non vedo l'ora di trovarla. Energia lotta. Gogoat. Ferroturn. Vista telescopica che si può trovare anche in versione fuori serie. Capsula. E Surface di Galar. Questo... l'avevamo trovato o no? Non ricordo, ma carta spettacolare. Secondo me questo mi manca in collezione, eh? Bello! Mamma mia che carta. Io adoro Surface di Galar. Adoro, no? La spada e lo scudo. Ottima rappresentazione Pokémon tipico della regione, no? Quindi grande. Finalmente hanno dato un senso a questo Pokémon che in passato sinceramente non lo aveva. Addirittura nei vecchi album era stato raffigurato come evoluzione di Doduo. Perché? Perché questa cosa? E dato che molti di voi insomma skippano il video, io vi voglio dare una notizia. Una notizia solo per quelli che sono arrivati a questo punto. Ragazzi, preparatevi perché sullo store stanno per arrivare le Mystery Box First Edition. Una box su 10, una bustina prima edizione, e una box su 300, una bustina del set base in prima edizione. Raga, fuori di testa, preparatevi perché stanno arrivando e saranno limitatissime. Colossal Hyper! Sì! Che fortuna, raga! Questo è diverso da quello che avevo trovato. Oddio, attualmente non ricordo quale che avevo preso in collezione. Mi pare Orbitly? Vero, Orbitly Hyper? Quindi questo ci manca! Bello! Poteva essere Pikachu! Poteva essere Pikachu! Comunque nello scorso video ho sgravato, eh. Sì, vabbè, me l'avete fatto notare anche voi, effettivamente, che non aveva senso. Cioè, ho trovato tipo il mondo. Cioè, ragazzi, lo Sculo Federic non è mai stato così alto, no? Veramente. Oh! Così me lo dici? Così me lo dici, Rayquaza? Executor. E non ho fatto il trick. Così me lo dici, Rayquaza? Ragazzi, comunque doppia, ma comunque super ricercata Rayquaza. Tra le sei carte è la seconda più ricercata dopo Jereshi, quindi mi va bene così, assolutamente. Non me l'aspettavo, perché io là mi aspetto sempre la reverse, ma in questo caso il gioco cambia, no? Con questa aggiunta delle Amazing, no? Facendo il tricchetto così. Ecco qua, Ferrothorn, e abbiamo un Metagross. Ragazzi, facciamo un gioco. Prima di tutto mi lasciate questo mi piace subito. Voglio fare una roba, ok? Facciamo così. Io apro la bustina, vi regalo il codice in questo modo. Faccio 1, 2, 3, 4, 1, 2. Queste due le lascio qua così, ok? Poi apro un'altra bustina. Così. Vi regalo sempre il codice. Faccio la stessa cosa. 1, 2, 1, 2. E metto queste qua in questo modo. Allora, secondo me viene una figata. Sono tre bustine in una sbustata. Proviamoci. Così. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ah, Federic, sei tremendo, sei veramente tremendo. Così. Ora le raccogliamo in questo modo. E le vediamo tutte. Queste sono praticamente tre bustine insieme, eh. Vai. Ok, Mazdale raro. Poi abbiamo Slagma Reverse. Abbiamo Snorlax olografico. Oddio, figo questo modo di spacchettare. Energia protettiva reverse non è male. E Samurott, che tra l'altro trovate nel mazzo di Azurra. Tre bustine in una, questa cosa non l'ho mai fatta, ma potrebbe essere la svolta degli spacchettamenti. Prossima volta, se questo video arriva almeno a 10.000 mi piace, apro un intero box così. Cioè faccio tutti i trick e poi a fine video ce le apriamo tutte di fila così. Reverse rara, reverse rara, reverse rara. Cicapu, 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 cicapu. Come fa
nella casa di carta chi? Vediamo quanti di voi indovinano qua sotto nei commenti. Cicapù, cicapù, cicapù. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ragazzi, ho aggrattato, eh. Ragazzi, ha grattato. Attenzione perché ha grattato. Oddio, speriamo in Pikachu Full Art. Speriamo in quel Pikachu, ragazzi, perché Pikachu Full Art ha un artwork veramente carino. E mi manca Wailmer, Drillbur. Ha grattato, ho sentito il vibranio. Stankfish. Vediamo. Energia protettiva. Shadow Reverse. E abbiamo un Togekiss Svimax. Va bene, va bene, ci piace. Effettivamente, già avendo trovato Surfetch di Galar V e non Vimax, c'era da aspettarselo che non ci fosse una V Full Art ma una Vimax. Wow. O oh, comunque tutte cose diverse rispetto allo scorso box. Quindi a noi ci piace così. Che ne pensate di Togekiss Vimax? Commentate qui sotto. Carina come carta, ma nulla di speciale rispetto a tutto il resto, eh. Anche un bel Zerud Full Art non era male, eh. Che ne dite? Un bel Zerud? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Perché in versione Full Art è bello. Insieme a Pikachu una bella coppia. Secondo me le Full Art più belle. Kakuna e Drapion V. Ok, ma perché non ho l'album sotto mano? Non ho l'album sotto mano, quindi non posso vedere effettivamente quali ho trovato lo scorso episodio. E non me lo ricordo. Mannaggia Federic che non si prepara le cose. Ma spacchetta, questa è la voglia. Questa è la voglia di spacchettare. Questo è... è il maniaco che è in me, ragazzi. 1 e 2. Facciamo come prima, facciamo il giochetto di prima. Poi mi scrivete qua sotto nei commenti se vi piace questo giochetto qua, eh. E lo scrivete. Tanto ormai Federic su YouTube vi apre un box a settimana. Anche di più dobbiamo fare, dobbiamo superarci. Mi raccomando, supportate questi video con tanti mi piace, perché vi potrei portare molti, molti più box. Dipende da quanto supportate il canale. Ma visto che comunque lo store lo state praticamente distruggendo, ho da portarvi ancora 3-4 box di voltaggio sfolgorante. Ok? Vai così. E poi vi devo fare un aggiornamento della mia collezione, perché effettivamente è da un botto che non vi faccio un aggiornamento collezione. Graplock Reverse. Oddio. Vi faccio soltanto l'episodio di Cacciatori di Tesori. E là vedete un po' la mia collezione come aumenta. Ma niente di che, eh. Yanmega, Chiwetel e Lucario. Mamma mia! Brutti pacchi. Vai, ancora. Ragazzi, prima metà del box è finita, eh? Già. Oggi siamo molto veloci con questo metodo nuovo! Gratta, eh? Gratta ancora? Gratta ancora? Questa è una full art. Questo è un allenatore, sicuro. Questo è un allenatore. Dandel? Ragazzi, lasciatemi questo mi piace adesso per Dandel. Oh, mi raccomando, eh? Dandel ci manca. O Dandel o Azzurra, uno dei due, per favore. Energia fuoco. Ferrothorn. Diwot, formaggio Mumu, Jolteon Reverse Azzurra! Ok, boys! Così si va! Molto bene, molto molto bene. Azzurra ci piace, gran gran carta. Bella, bella femmina questa, raga. Bella, bella femmina. Già, già, già. Ok, non puoi paragonarti a Mary, ma comunque, comunque non sei male, Azzurra. Mamma mia. Che ne pensate, signori? Bella sculata questa, eh. Questa è una bella sculata. Doppia Amazing, doppia V, Vmax, V Full Art, Hyper e la Madò. E il Federic oggi come va, eh? Oggi il Federic mena, signori. Ma mena di brutto il Federic. Mamma mia se mena. Wow, ancora, vai così. Ok? Codicino. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Mi piace questo giochetto così, ragazzi. Tutte di fila. C'è più hype, c'è più hype. Mamma mia, quante cose in serbo per voi per il prossimo anno. Voi non avete idea, raga. Mamma, quanto sto lavorando in questo periodo a progetti, cose. Cioè, voi veramente non potete immaginare. Se solo non ci fosse stato questo COVID, mamma mia, quante cose avrei fatto. Eventi, meet and greet, il negozio del Federic Store dove mi potevate venire a trovare. Sì, questo è un bel troll. Quagsire, Quagsire, fantastico. Sì, oh, Dialgaolo, bello questo. Riolu, Reverse e abbiamo Vaporeon. Cioè, potevate venirmi a trovare in negozio e a fare gli spacchettamenti con me dal vivo. Cioè, sai quante cose avevo in mente, raga? Che sia il lancio di questo Dialga per un Sinnoh Confirmed. Mamma mia, signori, signori. Poi sto iniziando a collaborare con un sacco di gente anche per lo store. Un sacco di persone hanno, insomma, capito, no?
l'importanza dello store e quanto sta appunto viaggiando forte in Italia tra tutti gli e-commerce, non solo di giochi di carte collezionabili, ma proprio tra tutti i competitor più grandi, no? Sto iniziando a collaborare con Seidonia, con The Lars, anche lui ha iniziato la collaborazione con Frederick Store, Grax, Masseo, Martex, ragazzi, quanti youtuber stanno supportando il progetto, mamma mia, veramente, sei diventato quel che è, lo devo anche grazie a loro, e a voi ovviamente in maggior parte, assolutamente. Ragazzi, altre tre bustine aperte in questo modo strano che mi sono inventato oggi, ma oggi avevo voglia di fare qualcosa di diverso, perdonatemi, ma... Frederick piace cambiare come le scale di Harry Potter. Executor Reverse. Wismy Scoot. Pineco. Oh, Zerud caro, ben trovato. Ci rivediamo. Drillbur Reverse. E abbiamo questo DNC. Ragazzi, Zerud purtroppo ho già trovato, eh. Purtroppo sì. Ma quanta roba ci sta uscendo da questo box. Ma se trovassi un'altra amazing. Magari, una che mi manca. Però sapete cosa vi dico? Che se trovassi anche solo un altro Jereshi, a me va bene lo stesso. Ragazzi, vi giuro, va bene lo stesso, perché Jereshi me lo vendo, mi compro Zazen e Zamazenta Amazing. A me va bene così, non so voi, ma a me va bene così. Jereshi è la carta che ovviamente vale di più, ma proprio per un fatto di giocabilità. Cioè, ragazzi, una carta stratosferica e comunque ha quell'attacco Amazing che è veramente fuori di testa. Allora, Clefairy, Pineco, Energia Psico, Sablai, Stankfisk di Galar, Medaglia dell'Eroe, Zebstrike Reverse e Flareon. Non so se l'avete notato, ma sto praticamente spacchettando più velocemente solo gli spacchettamenti che avvengono dopo la presentazione del set allenatore fuori classe e del display da 36 bustine. Sto facendo questo gioco proprio per velocizzare gli spacchettamenti, insomma, fare in modo anche che voi vi godiate questi 20 minuti anziché 40, lenti. Quindi preferisco di gran lunga fare in questo modo, no? Perché veramente se analizzassi ogni singolo artwork, come faccio poi nei video di presentazione, sarebbe sempre un video uguale. Invece in questo caso voglio sempre che varia e che trovo sempre cose diverse. Vai ragazzi, ancora. Mamma mia. Io starei tutto il giorno così. Non so voi, ma io veramente tutto il giorno così vorrei stare. 1, 2, 3, 4, 1, 2. E là là così. Allora, altre tre bustine raccolte in un'unica mano. Tambrick Reverse. Un Ferocid. Dai, dammi questa amazing. Oh, yes! Zamazenta! Così! Alcremì, Clefairy e Dusknoiri. Mamma mia, signori! Sculo Frederick non si ferma. Ma che box c'ha il Frederick Store? Ma che box c'ha? Dusk Noir con questo artwork strano, devo dire molto molto strano. E poi il bimbo. Zamazenta, signori, eccolo qua. Che colori che ha sta carta, eh. Mamma mia, pazzesca. Cioè, ma di che stiamo parlando? Guardate che spettacolo. E con questa siamo a 3 amazing in un box. Ma quanta roba mi è uscita? Cioè, ragazzi, fuori di testa. Veramente, inaudito. Non penso ci sia altro. Forse ci sarà un'altra V, ma non penso. Facciamo di nuovo il giochetto così, eh? Questo giochetto mi piace. No, è uscita un sacco di roba e sono stra contento. Mamma mia. Fuori di testa questi box del Frederick Store. Ma se trovassi un'altra full art, è impossibile. Mi stava a casca tutto. Come dicevo, non succede. Ma se succede. E se succede, ragazzi, impressionante. Oh, l'avete lasciato sto mi piace? L'avete fatto? Lo so che ve lo dico ogni 5 minuti, raga, ma che vi costa? Vi costa un attimo? Io ve lo devo ricordare. Ve lo devo ricordare sempre. Dai, gli ultimi pacchetti ce l'apriamo così. Con la novità dello spacchettamento Frederick. Poi, oh, se non vi piace non lo faccio più sta cosa, eh. Io sapete che mi invento sempre cose nuove, quindi vediamo un po'. Se non vi piace non la faccio più. Però potrebbe essere interessante. Anche perché ho visto che su YouTube in generale non lo fa nessuno sta cosa. Me la sono inventata al momento, perché sì. Questa ce l'apriamo alla fine. Allora, signori, vediamo un po'. Abbiamo raccolto 5 bustine. Staff di Lega. Polpo maledetto, te ti brucio. Snorlax Reverse. Olografica? No. Amazing? No. Holo? No. Ok. Amazing? Qui?
Oh! Bello di papà. A te però te avevo già trovato. Mannaggia i buffi. Ferrosit e Regirock. Regirock. È apparso Regirock. Ok, questo olo mi mancava. Sapete che io ogni set che esce colleziono il Master Set. Quindi cerco di finirlo sia reverse che raro. E insomma, tutto il pacchetto. Però devo dire che ultimamente con tutti questi set che stanno uscendo sta diventando sempre più difficile trovare le carte. Mamma mia. Trovarle è difficilissimo. Cioè devo andare in store e comprarmele da solo praticamente. I box che metto nello store da vendere, le carte che trovo dovrei scambiarle con quelle, ma non lo faccio mai. Bubat, Eevee, energia buio, energia protettiva, Stunfisk, Terme di Chichester, Wailmer Reverse e Crocodile. Ragazzi, ma che ci lamentiamo? Ma non ci lamentiamo! Abbiamo trovato veramente il mondo! Allora, innanzitutto, Pikachu e Zarud l'abbiamo pullati. E fin qua va tutto bene. Triple Amazing. Altre due V. VMAX, allenatore, Hyper e Full Art. Raga, abbiamo trovato tutto. Tutto. Cioè, non poteva andare meglio questo box. Tanta roba. Ma è qui che vi voglio, Con questo. Siete pronti? Voltaggio sfolgorante, un altro box, domani sul canale, no, domani c'è Cacciatori di Tesori episodio 4 con un box da 25.000 bomboloni, io vi aspetto, e questo prossima settimana o questo weekend, dipende da voi, contatti mi piace, si ottiene tutto, lo sapete, dovete soltanto supportare questo canale che a breve raggiungerà forse il milione, quello ci vuole un bel po', ma dipende solo da voi raga, solo da voi potete fare questo canale, il primo canale veramente monotematico a raggiungere certi risultati in tutta Italia. Ce la possiamo fare. Ciao allenatori, siamo incredibili. Bacioni.